questa seconda parte cercheremo un pochino di avviare una fase di confronto che ci permetta di mettere in relazione le pratiche che nelle diverse scuole in questo periodo si sono realizzate e si stanno sperimentando. Per cui l'idea che c'è alla base di questo secondo intervento è quella di individuare una modalità operativa che ci permetta appunto poi di proseguire e di dare poi spazio ad altre soluzioni, ma tenendo presente quali sono gli elementi problematici che stiamo affrontando. Elementi che, come è già venuto bene fuori, sono di grande momento e che quindi difficilmente trovano soluzioni del tutto soddisfacenti, ma che se assunti nella loro portata, diciamo così, proattiva, ci possano permettere comunque di sviluppare determinate dimensioni della nostra professionalità e di promuovere uno scambio. E quindi appunto cercheremo di analizzare alcune pratiche, alcuni strumenti che partono dalla nostra esperienza. Sono strumenti del tutto perfettibili, oggetto di una revisione continua, proprio perché non rappresentano mai un qualche cosa che ci soddisfa pienamente, ma ci permette però di sottolineare quali siano le difficoltà. Lo scopo di tutto il nostro percorso, un percorso lungo che nell'ultimo anno si è incrociato con i vostri, ma è cominciato anche prima in solitudine, diciamo, ha avuto come scopo quello di assumere, come giustamente richiamava prima, i profili di competenza come traguardi reali verso i quali orientare il curriculum di scuola, e quindi provare a verificare se realmente ciò che viene proposto in quello che dovrebbe essere un insieme organico di attività, no? Questa è una delle definizioni del curriculum, vanno realmente verso quella direzione. E poi, più nello specifico, verificare quali siano strategie sostenibili. Questo aggettivo è ricorso spessissimo, lo diceva anche adesso il professore, dobbiamo darci strumenti che possiamo realmente utilizzare, quindi non, che non ci soffochino. E poi, come si dice, last but not least, valorizzare la dimensione formativa, che è in realtà il primo elemento. Se c'è qualcosa che davvero ci ha dato l'energia per intraprendere questo cammino, è perché comunque abbiamo avvertito che questo tipo di valutazione, che considera i processi, che considera tutte le dimensioni dell'esperienza scolastica, che considera gli aspetti della motivazione, eccetera, eccetera, potesse avere realmente una grossa efficacia in termini di valutazione formativa. Non sappiamo, non so assolutamente se in questo siamo riusciti poi a trovare gli strumenti di realizzazione concreta che effettivamente ci abbiano portato a questo obiettivo, ma questa tensione rimane estremamente forte, significativa. Come dicevo, il percorso che ci ha portato oggi poi a sottoporre alcuni specifici strumenti a radici lontane e si fa riferimento a diverse azioni intraprese che adesso le colleghe ci illustreranno. Un primo aspetto riguarda una assunzione del problema valutativo come operazione complessa, come operazione cooperativa, come operazione collegiale che deve fornire il massimo di informazione, deve incidere sulle modalità comunicative, proprio perché solo attraverso una assunzione di consapevolezza si può pensare di aiutare
i ragazzi a sviluppare i propri percorsi di apprendimento. E su questo punto cedo la parola alla collega Sara Rogeghe. Buonasera, cercherò di essere brevissima perché tra l'altro molti di voi queste cose le conoscono, le hanno già sentite, già viste, e quindi servirà solo per inquadrare un po' da che cosa partivamo quando abbiamo cominciato a lavorare sulle competenze, anche cercando di vedere che cosa c'era già a nostra disposizione. Allora, questa è la nostra valutazione disciplinare. Abbiamo degli indicatori dove misuriamo le conoscenze e le abilità disciplinari usando verifiche e dati oggettivi, poi abbiamo una valutazione del percorso e l'idea di fare una pagella, la nostra pagella è una pagella di 16 pagine, è una pagella di 16 pagine perché è vero, come diceva prima il professore, che poi noi siamo tenuti a come dire, raccogliere tutto all'interno di un'espressione, una lettera, un voto, qualsiasi cosa, ma se la valutazione vuole essere formativa deve anche essere un pochino più trasparente e andare a come dire, illustrare un po' meglio quello che sta dentro quella valutazione. Quindi un 7 di matematica, di italiano, possiamo assumere su italiano, che cosa vuol dire? Vuol dire che la lingua orale va con 7, la lingua scritta 7, oppure vuol dire che uno magari nella lingua orale è molto molto bravo ma ha delle difficoltà maggiori sulla lingua scritta? Questa, una pagella di questo genere ci permette già un pochino di, come dire, rendere quel voto un pochino più trasparente e un tantino più comunicativo nei confronti delle famiglie e dei ragazzi. Stessa cosa è volere in qualche modo dare una importanza anche agli aspetti di atteggiamento, cioè la valutazione di una disciplina non è fatta solo degli aspetti misurati con le prove di verifica eccetera eccetera, ma è fatta anche da come i ragazzini stanno in classe, il loro livello di attenzione, il loro livello di la loro capacità di intervento, il rispetto che hanno di assumere rispetto all'assumersi all'assunzione degli impegni. Ovviamente queste cose possono essere valutate in maniera molto diversa. Tendenzialmente noi la parte della misurazione di conoscenza e abilità la facciamo in centesimi, perché le nostre prove di verifica sono fatte su una scala che su punteggio e quindi poi su una scala che può essere rapportata al 100. La disponibilità da prendere è ovvio che non può essere data in centesimi, perché non possiamo dire che ci sia una differenza tra il 72 e il 73% nella scala, in una scala di attenzione. Quindi attenzione, interventi e rispetto degli impegni viene dato con un tipo di valutazione con lettere A, B, C, D, dove A, B e C equivalgono a hai lavorato bene, stai lavorando bene, devi migliorare e così via. Questo per quello che riguarda, quindi noi partivamo da questo tipo di valutazione, quindi la nostra cultura valutativa era di questo genere quando abbiamo cominciato a lavorare sulle competenze. D'altra parte, rispetto al comportamento, siamo partiti con una scheda dove avevamo comportamento 10 e una definizione di cosa voleva dire 10, una definizione di cosa voleva dire comportamento 9 e così via, che però ci stavano estremamente stretti, tant'è vero che avevamo cominciato a fare 7 di sopra, 7 di sotto con 12.000, come dire, descrizioni, perché descrivere un ragazzino, e allora abbiamo provato a porci in un'altra dimensione, non quella della descrizione ma quella dell'indicatore. Che cosa intendiamo noi per comportamento? Intendiamo la partecipazione, la responsabilità, le relazioni interpersonali e rientrano questi l'attenzione, gli interventi e così via. Su questi possiamo dire delle cose, possiamo dire che un ragazzino interviene poco ma è molto attento, possiamo dire che rispetta le regole della comunità ma ad esempio è capace di arrivare in orario o di portare una manleva firmata nel tempo giusto. Abbiamo la possibilità di andare a verificare. La valutazione globale alla fine dei conti diventa l'obbligo di legge, nel senso che noi siamo obbligati a farla per legge, ma è fin poco interessante. Quindi voto di comportamento, se proprio dobbiamo, facciamolo, convertiamo questi valori attraverso un meccanismo in voto.
Interessante in questa, diciamo così, nella valutazione del comportamento è come arriviamo a questa valutazione. La valutazione viene fatta da ciascuno di noi singolarmente, da solo, a casa sua. Tutte le varie valutazioni vengono messe insieme con un sistema di moda. La moda viene poi discussa nei casi in cui ci siano grosse differenze di visione, se ci sono dei ragazzini sui quali. Quindi discutiamo alla fine solo alcune situazioni nei quali ci sono ragazzini che hanno ad esempio comportamenti molto diversi a seconda delle materie, oppure a seconda di quei consigli di classe dove ci sono visioni molto diverse, perché anche quello può succedere, visioni molto diverse a confronto. Ci sono quindi consigli di classe dove si discute di più, consigli di classe dove si discute di meno, però tendenzialmente funziona così. Che cosa questo sistema, queste pratiche valutative, che cosa ci hanno portato a pensare e a riflettere rispetto alle competenze? Ci siamo chiesti: gli indicatori disciplinari e gli indicatori di comportamento possono essere viste come dimensioni della competenza? Non solo, leggendo un po' di letterature, questa definizione, cioè il costrutto della competenza, l'abbiamo trovato un costrutto di difficile da digerire, da masticare. Nel mio dipartimento c'è stato tutto un periodo in cui la chiamavamo quella cosa lì, perché ogni volta che invece provavamo a dire competenza cominciavamo: è un'abilità, sono questo, però se non c'è la conoscenza non riuscivamo a uscirne. Non ci è dispiaciuto, non ci è dispiaciuta la, così, l'interpretazione, il suggerimento che da Baldacci di dicendo: ma la competenza, alla fine noi possiamo solo raccogliere degli indizi su questa competenza, possiamo raccogliere degli indizi, non è che ci dobbiamo assolutamente focalizzare sul fatto che noi la sviluppiamo, poi riusciamo anche addirittura a valutarla e poi addirittura ancora a certificarla, riusciamo a fare tutte queste cose. In realtà, forse più modestamente, potremmo pensare che le nostre azioni sono volte a raccogliere delle informazioni, degli indizi, che tutti insieme, nella quantità, in questo mi ritrovo abbastanza con quello che si diceva, servono per costruire un'idea del livello di competenza di un ragazzino. L'ultima cosa che ci siamo chiesti è: noi abbiamo cominciato a lavorare su singoli segmenti di percorso, l'ora di competenza di storia, l'ora di competenza di matematica e così via, e abbiamo lavorato molto sulle rubriche di prestazione di percorso, andando a analizzare in maniera molto mirata. Siamo partiti forse dal primo, io lo chiamo il primo Castoldi, perché avevamo fatto quella di lettura, e il primo Castoldi, no? Il Castoldi numero uno. Quindi le rubriche di prestazione. Dall'altra parte, e abbiamo lavorato sul compito autentico, sulla valutazione trifocale, eccetera eccetera. Dall'altra parte avevamo questo pezzo che erano gli indicatori. Dall'altra parte, arrivata la certificazione, si è un po' più chiarita questo discorso delle competenze, le dovevamo addirittura certificare, allora forse dobbiamo tirar fuori delle rubriche di competenza e valutare le competenze. Ci siamo chiesti come provare a mettere insieme tutti questi pezzi. Vi proponiamo poi, credo, tre rubriche in cui cerchiamo di mettere insieme questi pezzi, però lascio la parola alla collega. Le pratiche di valutazione che poi confluiscono in questa scheda di cui vi ha parlato rappresentano il nostro tentativo di raccogliere indizi relativi a prestazioni, comportamenti e atteggiamenti in maniera diffusa, sistematica, assicurandoci sempre il controllo della situazione, ovvero è una cooperazione gestita dagli insegnanti. All'interno invece di quei
tentativi di realizzazione di particolari prestazioni, di particolari contesti, abbiamo anche invece cercato di condividere la responsabilità valutativa anche con altri soggetti e quindi dare vita a pratiche appunto di valutazione multifocale, di triangolazione, proprio ispirandoci ai diversi testi che avevamo letto. Facciamo ancora una breve presentazione proprio di questi percorsi di lavoro perché ci permettono di condividere poi un lessico comune quando analizzeremo alla fine le rubriche che abbiamo provato a preparare, e in questo ci aiuterà la collega Elisabetta Benzi. Innanzitutto va detto che abbiamo iniziato a lavorare sul e ad indagare la progettazione per competenze a partire dal 2010, e in quel momento abbiamo iniziato proprio cercando di spostare il focus del nostro studio, del nostro interesse sul cosa si apprende in classe, andando verso il come si apprende, attraverso quali processi, attraverso quali pratiche. E abbiamo fatto di questa indagine proprio anche il tema di seminari e di osservazione all'interno di attività di classe e di laboratori. Questo a partire dal 2009-2010, e abbiamo poi portato avanti questo tipo di modalità di osservazione del lavoro, di studio, di rilevazioni, di ripresa, per esempio molte attività venivano riprese e poi discusse in classe, osservate, ci siamo confrontati sui prodotti che avevamo realizzato. Un altro che quindi a questo altro oggetto poi della nostra indagine è stato invece la messa a fuoco di quelle che erano le attività all'interno dei percorsi di tipo laboratoriale e di classe centrati sul clima, sulla cooperazione del gruppo classe con i docenti nella relazione, e quindi nel cercare modalità di apprendimento che fossero più di tipo collaborativo, di ricerca di contenuti e di modalità di lavoro che potessero in qualche modo garantire una crescita del gruppo classe nella sua interezza. E ancora il terzo nodo è stato invece quello relativo alla messa a fuoco ancora avanti dell'attività curricolare, cioè della progettazione curricolare come progettazione complessa in cui interagiscono contenuti, metodi, strategie, relazioni tra le discipline, e su questo abbiamo sviluppato un dibattito interno e ci siamo confrontati con le altre scuole. Nel frattempo, in parallelo, si è sviluppata tutta l'attività legata alla certificazione delle competenze, al nuovo modello di certificazione, e quindi c'è stata un'apertura ulteriore verso l'esterno, verso le altre scuole, e su questo abbiamo poi elaborato un'attività di confronto molto interessante che ci ha permesso appunto di verificare, di mettere a punto modelli e strumenti da utilizzare. Ed è su questo che proseguiamo. Allora,
È ovvio che però un percorso come questo, lo abbiamo già detto, ci ha consentito più che di trovare soluzioni, quello ci abbiamo provato, ma di porre e analizzare dei problemi. E i problemi più significativi, non ci voglio proprio andare d'accordo con questo, sono quelli che abbiamo cercato di sintetizzare qui. Riconoscere i tratti significativi dei profili di competenza, prima si diceva ci sono sovrapposizioni, ci sono ridondanze, facciamo un lavoro di analisi che ci permetta di individuarne i tratti caratteristici più significativi, in modo poi da focalizzare la nostra attenzione proprio su quello. La sostenibilità degli strumenti, questo problema enorme è già stato ampiamente affrontato, e il problema che ha già detto del ricondurre i dati raccolti all'espressione di un giudizio sintetico. In particolare, per tenere insieme e tentare di dare una risposta a questi problemi anche pratici, abbiamo provato a realizzare uno strumento che ha cambiato nome e natura, che le abbiamo chiamate checklist, avevano una certa struttura, poi a seguito degli scambi con il professore l'abbiamo provata a chiamare rubrica di competenze, ne abbiamo anche un po' modificato la struttura, ma di base è un tentativo, vedete in questo schema si cerca di evidenziarlo, uno strumento che cerca di tenere insieme l'attività di analisi dei profili, quindi con l'individuazione dei tratti caratteristici, nello stesso tempo l'attività di mappatura del curriculum, ovvero quali sono le cose che facciamo, intese come unità di apprendimento, percorsi, metodologie condivise, eccetera, che ci aiutano. Tenere insieme, raccogliere il più possibile i dati, riutilizzare in maniera significativa i dati che quelle procedure valutative ordinarie ci mettevano a disposizione, e in che modo riuscire a raccogliere anche qui quelle le osservazioni e gli indizi che ci venivano da quei contesti privilegiati che avevamo cercato di individuare, su cui avevamo costruito delle rubriche di prestazione a cui prima già facevano riferimento le colleghe. È un work in progress, non credo che lo finiremo, ma lo abbiamo iniziato e oggi vogliamo provare a discutere con voi tre esempi che non sono scelti a caso. Se voi avete in mente 12 profili di competenza, sapete bene che ce ne sono i primi tre sostanzialmente che sono molto legati a un certo dominio disciplinare o un certo comunque area di conoscenze e abilità, ve ne sono poi dal quarto, al quinto, al sesto, al settimo che sono legate all'esercizio di competenze cognitive ma di tipo più ampio, per esempio appunto nella quinta la capacità di osservare, come vedremo, o la capacità di gestire l'incontro con l'altro, nel settimo la capacità di integrare vecchie conoscenze con nuovi apprendimenti, nel sesto, quindi siamo sempre nell'area cognitiva ma intesa in un senso più ampio, e poi gli ultimi, diciamo dal nono in poi invece, che sono decisamente più orientati all'area delle competenze sociali, relazionali, eccetera. Quindi abbiamo scelto tre profili, ciascuno appartenente a uno di questi, diciamo, settori. Il primo riguarda la competenza matematico-scientifica, il secondo appunto il quinto, quello storia, filosofia, scienze, ma non solo, e l'ultimo, l'undicesimo, la collaborazione, ma la collaborazione è anche fatta di scambio di idee, di opinioni, quindi che si muove su tanti livelli. Questo rappresenta un problema, è stato detto, ma rappresenta anche una ricchezza.
rispetto a questi tre profili, quindi abbiamo provato a costruire queste rubriche che tentino di tenere insieme gli esiti delle diverse discipline coinvolte, quindi facciano riferimento a diversi indicatori disciplinari che sembrano rappresentare quegli strumenti operativi che sono preliminari poi all'esercizio consapevole della competenza, ma sono necessari. Fanno riferimento poi a quegli ambienti privilegiati, a quelle situazioni privilegiate in cui attiviamo forme di osservazione più complesse e anche forme di compito, di prestazioni più complesse, e poi anche indicatori che ci permettono di tenere conto nel suo complesso dell'esperienza scolastica, e quindi facciano riferimento anche a momenti che tradizionalmente sfuggono un po' al monitoraggio degli insegnanti, ma sono invece spesso significativi per misurare, per apprezzare l'acquisizione di determinati atteggiamenti. Penso alle uscite, penso alla stessa mensa, no? Che oggi è così bistrattata nel dibattito come qualche cosa di cui si può fare a meno, invece noi anche in quel caso cerchiamo di considerarlo un momento che promuove e permette di apprezzare competenze. Per permetterci di entrare nel merito, perché spesso è facile riconoscere alcune esigenze, ma è poi molto difficile riuscire a realizzare qualche cosa che operativamente ci permetta di soddisfarle, vi sottoponiamo questi tre tentativi di rubrica. Sulla base poi dell'analisi che faremo di questi documenti, che poi saranno messi a disposizione nell'ambiente online, se qualcuno desidera vederli con maggiore calma.